Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ritornare con te a una notizia che ha dato in diretta anche il TG di La 7. Migranti, 14enne evacuato dalla Geo Barents, restano adesso in 248 a bordo, questo perché nei giorni scorsi era stata già evacuata una donna incinta e poi la madre del bambino nato a bordo insieme ai suoi tre fratelli. Questa notizia ci riporta, diciamo, a un mese fa circa, allo scontro di Giorgia Meloni, del governo italiano, con il governo francese, e al titolo che avete anche voi su Repubblica, su questo tira e molla, no? Tra ripicche e sospetti, titolate voi, così slitta la pace con Macron. Bene, a che punto è la relazione diplomatica tra Italia e Francia, visto che altre navi sono in mare, altre navi aspettano un porto sicuro, aspettano di poter sbarcare il loro carico umano? Ma Italia e Francia sono due partner solidi all'interno dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica, sono legati da intese strategiche e diplomatiche. L'ultimo è stato il Trattato del Quirinale firmato da Macron e Draghi, quindi il quadro del rapporto privilegiato e direi ferreo fra i due paesi fondatori dell'Unione Europea non cambia. Il punto è che da quando si è insediato questo governo guidato da Giorgia Meloni, le scelte fatte sul fronte dei migranti hanno causato corticircuiti, irritazione, contrasti con Parigi, per il motivo molto semplice che si è trattate di azioni unilaterali che l'Italia ha preso, mettendo in difficoltà i propri partner europei e rimettendo in discussione gli accordi che Draghi aveva fatto in precedenza. Tutto questo ha provocato l'irritazione di Parigi, soprattutto perché Macron si era precipitato a Roma prima addirittura dell'insediamento di Giorgia Meloni per creare con lei un'atmosfera. C'è quella foto sul tetto dell'albergo, la Francia, Macron è passata, no, dalla nostra regia, l'ha messa a un certo punto, questa foto di un incontro, no, quasi segreto tra i due. C'erano orde di cronisti che cercavano di poter fare questo scatto, poi è arrivato e pensavamo che il rapporto fosse buono a questo punto, poi però, diciamo, Meloni dice abbiamo noi semplicemente tenuto il punto, però non c'è anche questo dato, cioè non ha una ragione Giorgia Meloni nel raccontare, lamentare una certa lentezza nei progetti di redistribuzione, di solidarietà europea sul fronte delle migrazioni? Assolutamente sì, non c'è dubbio che c'è una ragione italiana nel voler ridiscutere le intese europee per alleggerire il peso dei migranti sul nostro paese. Il punto però è che si era raggiunta un'intesa probabilmente personale fra Meloni e Macron che è saltata quando l'Italia ha attribuito alla Francia la volontà di accogliere una nave di migranti lì dove questa volontà da parte francese non c'era. Lì è venuto meno il rapporto di intesa personale fra i due leader e credo che questo sia il vero problema di fronte al quale ci troviamo, che è un problema personale fra due capi di governo. Situazione molto molto delicata. Sì, anche perché i temi su cui è necessario, anzi obbligatorio, in un contesto internazionale tanto delicato cooperare, non spaziano soltanto sull'agenda dell'immigrazione, che pure è tema portante del dibattito politico non soltanto in Italia, ma pensiamo alla guerra in Ucraina, pensiamo al tetto al prezzo del gas, alle sfide che ci impone la macroeconomia e la geopolitica. Vedremo se ad Alicante si addiverrà qualcosa questo vertice dei paesi del Mediterraneo del Sud. È appena atterrato il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che è in sostituzione di Meloni, lo abbiamo detto prima. Pare che il tema dei migranti sia destinato a slittare in favore di quello dell'energia, ma vi daremo notizie nel corso della puntata.